Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui oggi con un nuovo video. Siamo sempre quest'oggi su Xbox Series X nella next gen, ma avete sentito, avete visto anche la intro, perché oggi voglio provare con questo episodio, in questo video andremo a provare la retrocompatibilità. L'abbiamo vista, la vedremo, continueremo a spippolare, ma oggi vediamo la retrocompatibilità con i titoli Xbox 360. E che cosa vi voglio proporre di Xbox 360? Uno dei titoli che all'epoca mi piacque di più. Oggi ci vediamo, Fable 2. Che avventura, Così ragazzi, inizia con la questo storia. titolo, comunque. Lo sto giocando tramite il Game Pass e ho fatto l'abbonamento al Game Pass, ragazzi. Sfrutteremo tantissime chicche che ci sono perché c'è veramente tanta, tanta roba. E ci sono tante chicche, ragazzi, appunto come Ora anche questo sveliamo il suo Fable destino. 2. Mamma mia, quante ore passate con Fable 2. C'è anche il primo di Fable, quindi insomma possiamo spippolare parecchie cose. Vi rimando comunque anche al primo canale dove abbiamo parlato della Series X in generale. In questi video registrati per realizzare quel video andremo a vedere un po' tutte le prove che ho fatto. Questa è una di quelle tramite, in questo caso appunto la retrocompatibilità. Quindi io nel mentre per testare la console sto facendo tanti contenuti e poi pian piano ve li posterò qui su Quel Tale Ale Games a livello di gameplay e sul canale principale. Abbiamo fatto una prima chiacchierata perché, come detto, la maggior parte dei contenuti arriverà poi quando scadranno gli embarghi di tutti gli altri titoli, arriveranno tanti altri titoli per la next gen, quindi tempo al tempo. Qui ragazzi ci vediamo un po' tutto, anche la presentazione, perché come detto, per quanto riguarda gli altri titoli che probabilmente già vi avrò postato quest'oggi, Cos'è stato? Che schifo! erano titoli adattati, Beh, nel senso dicono già che porti pronti fortuna. per. Come trovare un quadrifoglio? Anche se preferisco i quadrifogli. Ottimizzati per Series Guarda, X, passerotto. qui voglio vedere proprio tutta la retrocompatibilità, come funziona anche a livello di cutscene Castle e Fairfax è quant'altro, se è bello, tutto tutto fatto innevato. bene. Immagina la sala da pranzo. Lord Lucien mangerà anatra arrosto in questo periodo. Ma sarà molto triste da quando sua moglie e sua figlia sono morte. Tutto solo in quel grande castello. Se solo potessimo vivere là. Cosa sta succedendo laggiù? Rosa Vieni con me, spina. Pronti, fratellino. segui la traccia luminosa fino al prossimo obiettivo. Ciao, giovane Rosa Spina. Sembri molto affamata. Hai pensato alla mia offerta? Non saremo mai così affamati. La risposta è no. Quanti di voi hanno giocato all'epoca Tornerai e Fable io sarò 2? qui ad Ditemelo aspettarti. perché sono curioso Forza, passerotto, vediamo che succede. perché Quella insomma canaglia. Lo odio. è uno di quei titoli che mi piacerebbe rigiocare. Oh, è solo un mercante. Avvicinatevi per la vendita del Non riesco a secolo! vedere nient'altro. Signore e signori, ho visitato ogni Aspetta, angolo possono del spostarsi. mondo, accumulando oggetti meravigliosi e misteriosi che vi I offro piccolini al non ci fanno modico passare. prezzo di 5 pezzi d'oro. La cosa migliore. Guardate qui. Un vero specchio magico. Lo è perché quando vi specchierete, esso vi renderà bellissimi. Lo voglio Come a dire io. che siete brutti, Molto ma non è saggio, utile ma nel senso. ricordati, la magia funzionerà solo se lo guardi nell'oscurità più totale. Ma allora. Questa è veramente prodigiosa. Questa piccola e apparentemente insignificante scatola è in realtà un antico congegno usato dai sovrani del vecchio reame.
Basta ruotare la manovella 3 volte e si ha diritto a un desiderio. Finiscila, la magia non esiste. Puoi stare in piedi in fondo. Sono tempi bui se i giovani sono disillusi e non credono alla magia. I bambini alla tua età ci credono. Guarda, ho visto le tue occhiatacce, ma ascoltami. Quel carillon è robaccia. Questo è quello che crede il venditore. Non ha idea di ciò in cui si è imbattuto. Ma tu hai un sospetto, vero? Una parte di te vuol credere che sia magia. Cosa? Tu pensi davvero che sia così? Per 5 monete d'oro puoi avere una risposta. Con 5 monete mangiamo per una settimana. Per dire. Ascolta, Rosa Spina. Alla fine della settimana tu e Passerotto non sarete più vicini al vostro sogno, né più vicini all'ingresso di quel castello. E se fosse vero? Forse potremmo ricavare 5 pezzi d'oro. Dopotutto potrebbe essere un modo per andarcene. Che c'è da perdere, Passerotto? Ci deve essere qualcuno disposto a ricompensarci con dell'oro. Per fare qualcosa. Ci sta. E naturalmente, ragazzi, questo lo stiamo giocando con la retrocompatibilità, quindi vi chiedo anche che gioco vi piacerebbe vedere con la retrocompatibilità, magari qualche titolo presente sul Game Pass, così ce l'abbiamo più easy. Poi proverò con calma anche i vecchi titoli che ho io in libreria, però voglio spippolare un pochino il Game Pass e... Quindi ditemi, anche per prima resto, Xbox, che ci sono. Dalle mani. Potrebbero essere finiti ovunque a Bowerstone, e io non posso lasciare il posto. Ehi, perché non li cercate per me? Potreste essere i miei piccoli vice. Divertente, no? Oddio, quanto divertente fino a un certo giovani? Punto. Pagare? Sentite, bambini, questi sono i 5 criminali più ricercati di Bowerstone. Davvero? Beh, li vuoi o non li vuoi? Va bene. Un pezzo d'oro per i mandati. Vabbè, dai, accettiamo, signori. Ok. E questo è. Questo i mandati è. Di cattura sono spariti da là, attraverso il vicolo, vicino al tizio con la magi-immagine. Con la magi-immagine. Andiamo allora, okay, signori. Terremo gli occhi. Prendete gli ma amici per ora e i parenti ancora un po' di soldi. Con una realistica istantanea. Usa l'altro. Povero. Ciao, ragazzi. Salve. Ciao. Cos'è quello? Questo è il dispositivo più incredibile mai creato. Memorizza il tuo aspetto e lo trasfinge su un pezzo di carta magico. Questo gioiello mi renderà ricchissimo. La macchina fotografica. Se solo trovassi qualcuno che mi faccia da modello. Lo faremo per un pezzo d'oro. Ho solo un pezzo d'oro. Ma hai ragione. Dovrei investizzare sulla mia attività. Scusa. Affare vestire, fatto. Magari. Un pezzo d'oro per startene lì in piedi. Interessante, no? Cosa? No, accetto, infatti. Accetto ben volentieri. Vi guadagnerete sperando che una non bella moneta nulla. D'oro. Così potrete intraspendere la vostra attività. Sì, è lui che parla un po' così, no? Tutto quello che dovete fare è mettervi in posa per il mio dispositivo. Resterete prego. Stupefatti dal risultato. Ne sono convinto. Ah, sì? Sto imparando parole nuove con un libro meraviglioso. L'ho comprato da Murgo. Un dizionario dei sinonimi. Non funziona tantissimo stupido, con tutte le potrebbe parole, essere però. Divertente. Guarda, parlo con un'espressione affascinante oppure ravvena la sua foto con un'espressione maleducata. Quando volete voi, ragazzi. Questo è un po' sconsiderato. Beh, sei semplicemente insultante, mi sa. Ma scusa, ma è una solo foto un foglio di carta magica, da... quindi dovrà bastare. Te la devi fa piacere. Ora Fable era bellissimo perché solo 3 puoi... mesi perché si svilucchi l'immagine e poi potrò farlo vedere in giro. Sento già il profumo dell'oro. È tra 3 mesi. 3 mesi, dice lui.
Visto che era un imbroglio. Allora. E abbiamo la prima moneta d'oro. Si muove ancora. Sì, andiamo. Sarà il vicolo in cui sono finiti i mandati. Dobbiamo dare un'occhiata. Sì, proviamo, proviamo. Una Rex ha trovato un cane e vuole dargliele. Ti piace, brutta bestiaccia? Ma no, ma poverino, possiamo essere buoni o cattivi, tra l'altro? Cattivi con in generale. Madonna! Una ragazza, ma testate! No? Sì. Ma e adesso ne colpisco un altro. Aspetta, posso? Ma a biondo! Puoi attaccare tutti gli oggetti e le persone illuminati di rosso. Basta! Lasciami in pace, folle! Noi riportiamo la giustizia a Bowerstone. Ah, lo hai visto? Quel pazzo mi ha dato un pugno in testa. Sì, ma ho risolto la situazione. Grazie. A parte nata stata. Guarda i bimbi. Ecco, la prima volta che in un gioco ho avuto un bimbo è stato in Fable 2. Adesso ne ho due in real life, quindi è passato un po' di tempo. Poverino, ne ha passate di cotte e di crude. Non avere paura, non ti farò male. No, noi siamo i bravi. Hai bisogno che qualcuno si prenda cura di te. Ma non possiamo tenerti. Anche non abbiamo abbastanza cibo nemmeno per possiamo noi. Mi spiace proprio, ma non possiamo. Ora dormi. Così, a secco, dorme. Ma poverino, se non c'ha sonno? Forza, passerotto, andiamo. Va bene. Hai fatto una buona azione. Questo ha migliorato la tua posizione morale ad Albion. Che spettacolo. Io lo avevo fatto molto, molto cattivo il mio personaggio. Eccone, infatti uno, aveva le corna da coso, da diavolo. Vabbè, abbiamo questo lo trovato prendiamo. Il primo mandato. Io aspetta, ce n'è anche un altro qui apparentemente. Un altro mandato. Non credo che si lasceranno scappare questo Leroy se lo vedono. Però io penso che dobbiamo comunque dare un'occhiatina un po' in giro. Non voglio fare il bagno. Sapete che non mi ricordo in che anno era uscito Fable 2. Ma era stupendo, le musiche, la possibilità appunto delle scelte, sì, spettacolari, circa. Comprare casa, voi non sposarsi, avete paura degli ammobiliarla scarafaggi, e poi vero? Andare alle avventure. No, è una cosa stupida. Mi ricordo questa cosa degli scarafaggi, sì, la fionda. Una cosa stupida. Chi teme degli odiosi, malvagi, spregevoli scarafaggi? Questa me la ricordo. Dato che non avete paura, vi spiacerebbe sterminarne spietatamente qualcuno nel mio magazzino? Lo faremo per un pezzo d'oro. Ok, spero che li facciate soffrire, sempre che quegli orrendi insetti soffrano. Noi ci proviamo, comunque. Spara certo. Gli scarafaggi, falli fuori. E mentre spiaccichi le loro odiose testoline, cerca di non rompere la mia roba. Insomma, un po' pretenzioso però, buon uomo, mo capisco che però. Allora, ehi tu! Baltazar deve pagare il pizzo a pseudo lo pseudonimo. Perché non lasci stare gli scarafaggi e non gli spacchi le merci invece? Ti darò un pezzo d'oro a nome di Mister Pseudonimo. No, vabbè, questo no. Cioè, un conto è scorreggiare in no. Di solito accoltello quelli che lo fanno. Allora, con Y si metteva questa, ok. Aspetta, com'era? Se mira così? Per piano uccidi gli scarafaggi. Oppure distruggi la merce al piano inferiore. No, direi di no. Ok. Oh, merda. Siamo brave persone noi. Sai cosa ho fatto per avere quegli scarafaggi? Questa me la ricordo. È stato lui, allora. Ma noi siamo brave persone, giovane. Guarda questo. Ce la prendiamo, ma non è con è stato le un massacro, persone. Li avete sterminati senza pietà, come avevo sperato. Wow, non sapevo che fossi così bravo a batterti.
Lascia fare. Ed ecco un'altra moneta d'oro, ce la stiamo facendo. Sì, dobbiamo ancora cercare gli altri mandati, quindi andiamo avanti, perché almeno... Guarda, il cane ci ha trovato, grandissimo. Di nuovo quel cane. Grazie mille. Ne ha trovato uno. Bravo, amico. Così posso dirle di stare zitto. È vero, sei dolcissimo. Si poteva anche carezzare. Ma te l'ho già detto, non posso. Siamo tenerti. C'è un altro qua. Forza, passerotto. Ok, probabilmente allora dobbiamo accettare anche l'altra missione e poi avremo. Ma con che cosa lo mando giù? Possibilità di trovare quell'altro. Trova la bottiglia, guarda, rubata. Betty, due coppie di gemelli. Allora, mi ridai la mia bottiglia o no? Ed è doppio. Rivorrai la mia bottiglia il di tesoro dell'ubriacone. Trova Gazza. No. La troverete e me la porterete, vero bambini? Dipende, dai, nel senso. Quel Gazza. Vediamo, mi devi dare un attimo delle indicazioni. C'è la sflesciata a terra? No? Quello deve essere Gazza. Ecco la bottiglia. Ah, ok. Prendi la, passerotto, ma non svegliarlo. È una parola. Ah, tonto di un Pit. Okay. Chi dorme non piglia vino. Andiamo a prendere l'oro da Lily e il vagabondo. Ma come Lily e il vagabondo poi ha vinto? Con quali finezze questo? Per l'amicizia. Ehi, sono tornati i quattro gemelli. Hai dell'alcol, sì. Lo sento. Mi sa che stai usando la tua maglia. Se me lo dai, non ti ha do una un maglia, pezzo d'oro. A me va bene. No, attento a non ricaderci. Ricaderci? Attenti, bambini, si inciampa. Ti sembra che ne abbia bisogno? Tieni, ti offro un pezzo d'oro in cambio. Dammi il vino. Ok, dobbiamo... Dallo a me. Decidere. Non darlo a lei. Dai, diamolo a Beth. Via tutto. Aspetta, c'è della carta nella bottiglia. Penso che sia vostro. Grande, eccolo qui l'ultimo mandato. Ottimo, forse gli hai salvato la vita. Abbiamo pezzi tre d'oro, monete abbiamo d'oro, tre. Altre due e potremo comprare il carion. Sì, intanto abbiamo andiamo a dare mandati. Il... Torniamo da quella guardia. Esatto. Scusate bimbi, noi siamo più grandi, possiamo passare, abbiamo anche una spada di legno, quindi puoi mettere, puoi mettere. Smettetela, dannati marmocchi. E io devo passare. Ascolta, scusa. Ti ho già detto di no stamattina. Zitta, donna. Non è per quello. Quei mandati che raccogli, li voglio. Anche la nostra cara guardia? Sì, ma tu li darai a me, giusto? Altrimenti due monete sarà d'oro. Un paio. Rischi di metterti nei guai. Prendili e spiffererò ai nostri amici quello che vuoi davvero. Ok, la fai difficile, Quanto ti paga? Un pezzo d'oro? Te ne do uno subito e ti risparmio la camminata. Ma è vicino. Allora cosa hai deciso? No. Dove pensi di andare? Siamo troppo buoni. Fammi sapere se trovi i mandati. Trovati, li hai poi trovati? Ce li abbiamo. Sì. Te li lascio. Ehi, mi hai salvato la vita. Normalmente la giustizia è già una ricompensa, ma questo è un caso eccezionale. sì, ecco il tuo pezzo d'oro. Ora la città sarà a posto. La mia carriera è salva. Quattro monete d'oro, ancora una. Dai, che lui ci dà. Ah, no, chi ci dà una prossima missione? Che fa, Giulietta Romeo? Tu. Non voglio vederti ronzare intorno a mia figlia. Ora sparisci prima che Sua chiami figlia. Le guardie. Animale. Ma poverino, è così un bell'uomo. Vai in casa, Belinda. No? E pulisci i pavimenti.
Sono sporchi proprio come quel poco di buono di Monty. Poverino. Monty! Che ti sta succedendo? Dici? Oh, miei piccoli. Consegno una lettera. Vabbè. La lettera la consegna, posso leggerla? Amore, scappa con me sull'ebbrezza gentile dell'amore. Voleremo via verso l'infinito, sopra il mondo e saremo felici, abbracciati tra le nuvole. La mia situazione è davvero insopportabile. Non ho proprio parole. Dai, ho già accettato perché, poverino. Porta subito quella lettera a Belinda e non darla a sua madre. Sì, però mi devi dare una moneta d'oro. Questo questa lettera è senza terribile. Ombra di dubbio. Ascolta. Ho già letto, lascia fare. Amore, no, già fatto, scappa già fatto. Con me. Sulla brezza gentile dell'amore, voleremo via verso l'infinito. Sopra il mondo. Dai, dove si e entra? Saremo felici. Abbracci. Dai, la lascia fare. Che cosa vuoi? Abbiamo Deidre una lettera. È la madre. Ci serve una posso moneta per affrancarla. No. Ah, perché non l'hai detto subito? Entra pure. Ah. Scusa, perché che c'entra sta cosa da moneta per affrancarla? Vabbè, vado io vado da sua figlia. E ti prego di non toccare niente. Sì. Vai, vai. Deve essere Belinda. Vai, vai. Dov'è finito il denaro? Ti è Belinda. Fantastico. Tieni qualcosa per il disturbo. Posto? Oh, Monty. Grazie, cara. Passerotto mio. Proprio non so. Passerotto, insomma. Metti via quelle cose dove nessuno le può trovare e poi non le trovi nemmeno tu. Credo che alcuni desideri si avverino. Sì, ora possiamo comprare un carriere. Signora, lei... Niente? Vabbè, io volevo vedere dai, se magari ci dava comunque pure lei adesso. Voglio dai, andiamolo a comprare, signori. Salve, vorremmo comprare il carion. Lo sconto? Idea, piccoli. Ok. Piccolo carion che emana energia. Girate quando la manovella, lo tocchi. Ma ricordatevi andiamo. Di farlo in un posto tranquillo. Esprimiamo il desiderio, passerò. Ok. Aspetta, lo facciamo in un posto tranquillo però, perché qua non è molto... non è tranquillissima. Allora, ragazzi, io direi che per questo video dedicato al buon Fable 2 ci possiamo salutare. Mi ricordavo una cosa del genere, ma in realtà mi ricordavo di poterla prendere, la... No, no, poverino, no, togli questo, scusi, togli. No, non si fa, togli le armi, non volevo. Vediamo un pochino, perché se vi può intrigare l'idea, qualcos'altro in più si potrebbe anche vedere di Fable 2, anche in live magari, quindi seguitemi anche sull'altro sito per le live, perché è un titolo spettacolare. Oddio, farlo tutto adesso in questo periodo forse è improponibile, perché dura anche un bel po', è un bel GDR, abbiamo visto poco. Io, come detto, è solo per spippolare adesso un attimo la retrocompatibilità con i titoli 360, però sul canale trovate già dei video gameplay dedicati a titoli ottimizzati per Series S e Series X. Sul primo canale la chiacchierata dedicata a Series X. Prossimi giorni arriveranno altri video, tanti altri video, anche per testare la console e anche live, perché adesso andremo anche in live. Anche con il Game Pass, per vedere tanti titoli disponibili sul Game Pass Ultimate, tra cui appunto questo Fable 2 che era a dir poco spettacolare. Mi piacerebbe ributtarmi in questa avventura, però non so se in questo periodo ce la facciamo, perché è abbastanza lunghetto, è un GDR, come detto abbiamo visto poco e niente. Però spero che tanti di voi all'epoca lo giocarono, so che sono passati tanti anni, quindi non so quanti di voi l'hanno giocato, fatemelo sapere nei commenti. Un'idea però di qualche live ci potrebbe stare, dai, ci aggiorniamo ragazzi. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video, mi raccomando lasciate like e condividete per supportare il canale e quello che vi sto portando in questi giorni. Ci vediamo alla prossima, dai ragazzuoli, un saluto a tutti da quel tale Ale. Ah, tra parentesi, comunque la retrocompatibilità ci sta e funziona bene, quindi era scontato. Alla prossima.